Eder. Mech. Pallister. Terminata l'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan, la cassiera 26enne uccisa in casa sua a Spineda di Riese Pio X. Fatali 8 coltellate inferte tutte nella zona toracica con un coltello dalla lama lunga 20 cm. 6 di queste erano profonde, le altre 2 più superficiali. Questo è il risultato dell'esame approfondito eseguito dall'anatomopatologo Antonello Cignelli il 22 dicembre. Delle 8 coltellate inferte con inaudita violenza e grande forza, le ferite fatali al cuore e al polmone sinistro. Vanessa ha tentato di difendersi con tutte le sue forze anche dai calci e dai pugni che il killer le ha sferrato prima di accoltellarla. A testimoniarlo le varie ferite da difesa e i molteplici tagli a mani e avambracci. La 26enne è morta pochi istanti dopo essere stata pugnalata. L'ora del decesso è stata fissata intorno alle 11.30, poco prima, alle 11.21. Vanessa aveva comunicato con il compagno Nicola Scapinello via cellulare. Dal corpo della vittima sono state prelevate anche tracce ematiche che potrebbero essere un ulteriore elemento per incastrare il killer. Autopsia anche sul feto, da chiarire se il padre fosse boiaro il compagno. L'autopsia è stata eseguita anche sul bimbo che Vanessa Ballan portava in grembo. La gestazione del feto era tra i 2 e i 3 mesi. È stato prelevato il DNA del piccolo per chiarire uno dei nodi di questa tragedia. Se il padre è il compagno o il killer ed ex amante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.